Andrea Albori, diplomatosi con il massimo dei voti e la lode, è stato primo corno presso l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Ha trascorso un periodo di perfezionamento negli Stati Uniti, diplomandosi studiando con famosi solisti. Rientrato in Italia, è stato primo corno al Teatro Massimo di Palermo, primo corno nell'Orchestra della Toscana ORT, collaboratore primo corno al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro San Carlo di Napoli. Ha suonato con direttori di fama internazionale come Zubin Mehta e Daniel Barenboim, solo per citarne alcuni. Dopo un viaggio in Uganda, precisamente a Kampala, ha avuto modo di conoscere e fare lezione ai bambini africani della Music School. Colpito dalla realtà africana, ha pensato di creare un'associazione per sostenere a distanza la scuola di musica. Ora, però, per farci capire meglio il progetto, lascio la parola ad Andrea, che ci parlerà della sua esperienza. Innanzitutto, buonasera a tutti. Volevo intanto complimentarmi per questo magnifico paese, questa magnifica cittadina che non conoscevo assolutamente, che è splendida, e questa Villa Niesi assolutamente incredibile. Io oggi, venendo per la prima volta da queste parti, ho potuto godere delle strade meravigliose, della natura, quindi per me è un motivo in più, insomma, di essere così contento di essere qua e a parlarvi poche parole di questo progetto che mi è venuto in... è capitato veramente per caso, nel senso che dopo un contatto tramite internet con questa scuola che si chiama Africa Music School di Kampala in Uganda, che si occupa di aiutare i bambini di strada che vivono letteralmente per strada, alcuni non hanno genitori, alcuni hanno famiglie ma sono in difficoltà molto gravi, alcuni non vanno nemmeno a scuola, nonostante ci sia una scuola pubblica ci sono costi da sostenere che non possono sostenere, e quindi loro tramite la musica vogliono letteralmente salvare questi bambini, che molti di questi prendono strade molto pericolose, come si può immaginare. E la musica quindi è veramente un linguaggio universale che può unire anche persone così lontane e che, con le quali è difficile comunicare, ma attraverso la musica ci si è intesi subito. Quindi, dopo averli conosciuti, ho iniziato a sostenerli a distanza, coinvolgere la scuola di musica del paese dove abito, in provincia di Firenze, che sta pensando di realizzare un gemellaggio, e ho coinvolto tutti i colleghi, fino a che sono stato per Pasqua ora, una decina di giorni giù con loro, ho potuto insegnare, vederli, aiutarli di persona, rendermi conto delle necessità che sono più urgenti, la prima delle quali è stata cercare di trovare loro una sede più sicura, perché quella dove erano fino ad ora, che era piccolissima fra l'altro, sta per essere demolita, visto che la strada che passa lì vicino, Lucoli Road si chiama, viene allargata, hanno già picchettato la zona, verrà demolita. Quindi l'abbiamo trovata, io e un collega siamo stati giù insieme, e l'abbiamo affittata e abbiamo pensato questo progetto di sostegno a distanza che possa garantire loro quindi almeno il pagamento dell'affitto e, se riusciamo, tante altre cose. Banalmente non hanno le sedie, non hanno i leggi, le stanno noleggiando, non hanno strumenti, ne abbiamo portati giù personalmente, ne abbiamo spediti a costo piuttosto elevato, però non ci siamo, diciamo, persi d'animo. Abbiamo contattato tramite tutti quelli che potevamo coinvolgere l'ambasciata italiana, siamo stati ricevuti dall'ambasciatore, Sua Eccellenza Domenico Fornara, ci ha garantito a quantomeno di poterci seguire nel tempo, anche se adesso lui il suo mandato sta per terminare, quindi ci sarà un successore. E poi, mentre ancora ero giù a Kampala, Patrizia subito è stata la prima in assoluto a scrivermi. È nata subito l'idea, quindi, a parte il sostegno suo diretto, anche subito l'idea di realizzare una serata che è questa qua. Quindi sono così felice finalmente di averla conosciuta di persona dopo un po' di tempo che ci scriviamo. Ringrazio quindi Patrizia, la sua famiglia, tutti quanti voi di
avere la pazienza così di ascoltare questo mio racconto e, come ha detto Patrizia, se qualcuno di voi è interessato può trovare qualche informazione, ci sono anche il mio contatto oppure anche quello di Patrizia, immagino potete raggiungerla, e quello del mio collega che mi ha seguito giù, e avrò altre iniziative in futuro, spero di poter trovare tanti piccoli supporters, chiamiamoli così, e credo che insieme insomma possiamo poter dare un sostegno a questi bambini che veramente vivono. Io ne ho visti diversi anche in città, poi so che anche loro sono stati giù diverse volte, è veramente difficile, la cosa più difficile è stata camminare per strada, sì, lì più volte mi sono dovuto fermare, e la musica penso che possa anche questo qui. Quindi grazie a tutti e buon concerto.